Un match complicato, faccio l'analisi un po'. stata una bella partita perché abbiamo incontrato una grossa squadra con delle individualità di livello, con strutture fisiche importanti. Mi è piaciuto molto affrontare una squadra così forte perché cominci a vedere effettivamente altre realtà, perché comunque noi abbiamo fatto un girone diverso da quello della Reggiana, quindi di conseguenza è bello affrontarsi, diciamo, con le altre realtà. Ho visto una squadra comunque che ci ha messo in difficoltà, ma noi siamo stati molto bravi, soprattutto nel primo tempo, nel momento in cui riuscivamo a imporre il nostro gioco, nel momento in cui riuscivamo ad avere il pallino del gioco, come di solito ci accadeva. Però questo poi con le grandi squadre non è sempre possibile, perché anche le altre squadre ti giocano, ti guadagnano campo, ti mettono un po' alle corda, e anche in quelle situazioni lì siamo stati abbastanza bravi, anche se dobbiamo capire che veniamo da 2 mesi che festeggiamo dalla mattina alla sera, perché comunque Catanzaro offre veramente, diciamo, qualcosa di eccezionale a questa squadra. Quindi di conseguenza, tra cene, tra inviti e cose varie, insomma, non era facile mantenere l'attenzione su una partita. Però la cosa che ho detto alla squadra prima della partita è che sapevamo che arrivavano questi tifosi da Catanzaro, che avevano fatto tutti questi chilometri per noi e non potevamo assolutamente deluderli. Quindi è chiaro che abbiamo riacceso un po' le attenzioni, abbiamo riaccese le lampadine sulle cose da fare in campo, e alla fine penso che sia stata una bella partita, una bella partita. Penso che chi ha visto la partita si sia anche divertito sotto l'aspetto del gioco, perché noi, come sempre, oramai di consuetudine diamo qualità al gioco, difficilmente buttiamo palla, e anche oggi questo è avvenuto. Quindi di nuovo complimenti a questi giocatori che mi hanno fatto veramente passare un'annata straordinaria. E niente, dai, questo è tutto. Mister, al di là di una partita in cui avete espresso il solito che è un bel gioco, soprattutto nel primo tempo, in cui la Reggiana ha avuto tante difficoltà pure ad arginare e contrastare tutti gli inserimenti in aria, però no, alla fine della partita c'è stato l'ennesimo coro nei suoi confronti, riverino di noi. Si poteva fare prima, però la questione è di nuovo, adesso è arrivato il momento davvero di discuterla in maniera definitiva, a che punto è questa questione. E quando possiamo aspettarci comunque qualche novità? Se lo chiede tutta la città, da settimane ormai. Ma allora, la partita, loro abbiamo trovato un'organizzazione difensiva diversa, e loro non l'avevano mai fatto durante il campionato e nemmeno la partita con la Ferrapi. Ci sono venuti a prendere uomo contro uomo, hanno avuto coraggio, e chiaramente noi lì qualche problema l'abbiamo avuto. E quindi ecco, vedete, le realtà poi nel calcio sono molto diverse, e quindi di nuovo anche i complimenti alla Reggiana. Discorso del contratto. Allora, contratto, noi dobbiamo affrontare un campionato di Serie B di livello alto, e l'abbiamo visto anche stasera, perché comunque a livello di individualità la Reggiana ha dei giocatori di struttura, ma di struttura importante, di forza fisica, di tecnica individuale. Quindi oggi ci siamo misurati con delle realtà che deve essere consuetudine l'anno prossimo. Chiaro che non possiamo immaginare minimamente di poter fare un campionato come abbiamo fatto quest'anno. Quindi è chiaro che, per quanto riguarda il discorso del contratto, c'è da parlare, c'è da mettere, diciamo, tutto sul tavolo. Io la mia idea l'ho espressa tanto tempo fa, e sono ancora lì, quindi di conseguenza la mia idea è quella, perché è impossibile non tener conto, diciamo, di che cos'è Catanzaro calcisticamente. Io l'ho ribadito anche oggi ai microfoni della RAI, e per me la bellezza del calcio è proprio quello che esprime Catanzaro, perché è una passione così viscerale nei
nei confronti di questo sport non lo trovi sicuramente da nessun'altra parte. Quindi le mie volontà sono queste. È chiaro che, voglio dire, le cose che si devono fare insieme, si devono fare con grande lucidità mentale, con grande capacità, diciamo, imprenditoriale. E non è che stiamo a perdere tempo, insomma, le cose si fanno. Io, voglio dire, ho centellinato un po' tutte le varie sfaccettature che ci può essere per organizzare un nuovo anno. E quindi, di conseguenza, è chiaro che qua sono venuti fuori tanti pettegolezzi, tante cose, perché è giusto che poi anche queste cose vengano fuori, perché c'è troppa passione, c'è troppa passione. Io non ho mai, diciamo, sono rimasto sempre fermo su quello che avevo detto inizialmente, e così è. Quindi vediamo un attimino in questi giorni cosa succede. Quanta distanza c'è, se c'è? Ma non è una questione di distanza, distanza non c'è, è un discorso di programmazione, è un discorso che bene o male bisogna sapere cosa bisogna fare l'anno prossimo.